buonasera, sono sempre qui al ristorante Casalice. Oggi con questa ricetta vi salutiamo e ci rivediamo a settembre con una notizia bomba che vi daremo io e Marco, una grande novità, non ve la perdete. E quindi vi voglio salutare con questa ricetta molto molto particolare e fresca che ho fatto pensando alla mia mamma, perché ama tanto i fichi e il polpo. Allora, Marco nel frattempo sta cuocendo il riso semplicemente con l'acqua del polpo. Precedentemente abbiamo preso un po' di polpo lesso, tagliato a pezzettini molto piccoli e rosolato in padella con un po' di olio. Adesso io lo metterò nel riso che Marco comincerà a cuocere, ci continuerà a cuocere. Nel frattempo io vi spiegherò come continua questa ricetta. Allora, ho preso dei fichi, l'ho sbucciato e li ho tagliati in quattro. Questa qui è una mousse di mortadella affumicata. Per fare la mousse di mortadella occorrerà semplicemente prendere le fettine di mortadella sottili, usare un po' di stracchino, frullarle con un po' di pepe fino a quando diventerà appunto cremosa. Dopo io ovviamente ho usato un affumicatore, però se non lo avete a casa potete fare anche una semplice mousse di mortadella con un po' di pepe. Quindi Marco adesso sta mandando in cottura il riso. Appunto Marco, il riso già stava cuocendo appunto per essere più veloci, vedete? Occorrerà quindi partire con il riso un po' di poca brunoise di cipolla, olio. Al momento in cui mettete l'olio, fate tostare il riso come si fa il classico risotto, una sfumata di vino e allungate con il brodo di polpo e fate cuocere. Quando mancano appunto circa 3-4 minuti alla cottura andrete a mettere i bocconcini di polpo. Andrò ad aggiungere un pizzichetto leggero di sale. Diciamo che il riso è quasi arrivato al giusto grado, quindi andrò a mantecare, quindi userò un pochettino di burro come nel classico risotto. Un po' di parmigiano per fare e dopo un po' di prezzemolo. Grazie. Userò uno straccio perché il manico. Questo è il momento fondamentale della manteca del risotto. Ok, vedete? Adesso procederò ad impiattare. Andrete a mettere il riso al centro del piatto, dopo date una leggera botta per allargare e andrete a mettere la mousse di mortadella, proprio così. Ho preso ispirazione da prosciutto e fichi. Poi andrete a mettere il fico, e poi un po' di decorazione per dare colore al piatto. Ed ecco qua, il risotto è pronto. Quindi, risotto con battuto di polpo, mousse di mortadella affumicata e top di fichi. Io e Marco e tutti i miei ragazzi, Vittorio anche dietro la telecamera, vi ringraziamo per averci seguito, siamo contentissimi perché siete diventati tantissimi. Ci vediamo a settembre e vi daremo la novità. Sono molto emozionato perché sarà una novità grandiosa, quindi ci vediamo a settembre. Salve!